Abbiamo ricevuto la telefonata in regia, ci dicono che è in linea proprio in collegamento telefonico in diretta alle 21:22 l'ex presidente Peppe De Cecco, proprietario del Centro Sportivo Poggio degli Ulivi. Buonasera De Cecco. Buonasera, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Allora, il motivo della telefonata intanto. Il motivo della telefonata è per fare un po' di chiarezza. Allora, qual è il problema insomma? Il problema è solo che è arrivata la famosa società che gestisce la corrente elettrica in tutta l'Italia, che si chiama Enel, e che ha attaccato la fornitura alla ProSport, quindi al Poggio degli Ulivi, come si dice volgarmente in piazza. È arrivato zio Forbicione che ha tagliato il cavo. Perché ha tagliato il cavo? Perché non è stata pagata la bolletta. Perché non è stata pagata la bolletta? Perché la Pescara Calcio, che è l'unico cliente che il Poggio degli Ulivi ha, sono 6 mesi che non paga neanche un euro. Ripeto, sono 6 mesi che non paga neanche un euro. Totale della cifra 110.000 euro. Se io affitto una casa e ogni 5 del mese devo pagare l'affitto, lo devo pagare. Se sono in ritardo di 6 mesi, sono in ritardo di 6 mesi e creo la struttura alla quale devo conferire il pagamento dell'affitto, creo dei problemi. Da ignorante in materia, la domanda è questa: le utenze sono a carico di chi in questo caso? Le utenze sicuramente sono a carico della ProSport. Io comunque ho fatto fronte al pagamento della bolletta, lo ripeto, che sono il primo tifoso, voglio che il Pescara vada in Serie A, perché non dimenticate che il signor De Cecco non è uscito dalla Pescara Calcio. La mia firma è in tutte le banche dove il Pescara è affidato per una quota del 30%, e se volete sapere la cifra, si parla di cifre superiori ai 5 milioni di euro, dove io ho la fiduzione personale del 30%. C'è adesso la telefonata, lo ringraziamo per questo, del presidente Daniele Sebastiani, che ha chiesto di poter intervenire e noi lo accogliamo con un abbraccio idealmente. Buonasera presidente. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Allora, cosa possiamo dire a margine di questa querelle? Noi 15 giorni fa abbiamo fatto un incontro con Peppe, il suo commercialista, eravamo io e Danilo Iannascoli, e abbiamo parlato proprio di questo argomento. Lui sa benissimo, ma non è che lo dico io perché ci sono le carte, che Pescara vanta un credito sia nei suoi confronti che nei confronti della ProSport, e appunto per questo si era deciso che fino alla concorrenza, ma probabilmente stiamo bene 2 anni, fino alla concorrenza di quel credito chiaramente noi non avremmo pagato. Quindi non è che noi non paghiamo perché non vogliamo pagare, abbiamo pagato tutto, quindi non vedo per quale motivo non dobbiamo pagare il campo. Però al di là di questo, voglio dire, mi è sembrata oggi una scusa banale, perché ripeto, il taglio della luce che arriva alle 13:40 onestamente mi sa tanto di una presa di posizione. Ma comunque noi siamo a posto questa settimana, domani sarà un incontro in società e decideremo dove spostare le attività della Pescara Calcio, visto che evidentemente non si possono più fare appoggio del giudizio. Ecco, quindi vi trasferirete a partire dalla prossima settimana altrove? Ma vedremo, adesso domani io non ci sono, rientrerò domani faremo un incontro con la CDA e vedremo di prendere una decisione. Mi sembra assurdo perché, ripeto, io con Peppe ho un ottimo rapporto, un grande rapporto, onestamente una presa di posizione di questo tipo, dopo che lui aveva dichiarato che poteva occuparsi di una sola cosa, ma evidentemente non se ne vuole occupare più neanche di quello. Ha detto che è impossibile avere un contatto, finanche telefonico, con voi. Ma mi sembra assurdo perché, ripeto, abbiamo fatto proprio 2 giorni prima che scadessero i termini della ricapitalizzazione insieme al suo commercialista, che è anche il nostro, che non so paterno, e mi sembra che avevamo chiarito anche tutto. Poi tra l'altro i crediti che Pescara vanta sono riportati in un'assemblea dove l'attuale presidente era lui, quindi chiarimento volevo fare il fatto delle fiduzioni. Ecco. Quando sono 2 anni fa avevo deciso di andare via, mi è stato detto che avrei dovuto pagare l'ombrellone, che le sue firme rimangono, non sono una novità, anzi lui secondo me deve ringraziare questa società, perché questa società sta facendo di tutto per, ecco, l'avevo detto anche quando abbiamo deciso di non prendere il Poggio ma di procedere con la ricapitalizzazione, proprio perché questa società vuole appianare i debiti, e per cui i debiti che appiana sono anche i suoi. Mi sembra che la ricapitalizzazione che è stata appena terminata è una ricapitalizzazione che riguarda debiti contratti della società nelle stagioni precedenti, dove il presidente non ero io. Grazie per questo intervento. Chiarificato.